Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo, andate su FIFAUltimateTeamCoins.com e con il codice GRAN avrete il 5% di sconto. Bene ragazzi, siamo grazie, sono tornati con un nuovo episodio del Road to Division 1 e... con una sorpresina. La sorpresina, abbiamo fatto due episodi. Il Road era spento. Il microfono della Reflex, quello lì esterno, era spento, quindi si sentiva tanto il rumore del mare e noi che muovevamo le bocche ma non si sentiva un cazzo. Esattamente, abbiamo vinto e pareggiato la prima, abbiamo vinto quella della promozione e questa qua quindi è per la conquista del titolo. Comunque stiamo con la Serie A, anche quello è una sorpresa, niente, boh. Siamo con la Serie A perché? Perché nella partita della promozione, cioè, per conquistare la promozione cioè, sono stati espulsi tre giocatori. Sì. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo messo la Serie A perché così riprendevano dalla squalifica e niente. E anche la formazione. Tanto comunque questa qui non interessa a fine relativamente. Perché Nainggolan. Porca troia! Dietro il barbo, dietro il barbo. Ah, scusa. Scusa, però poi continua. Vabbè, poi continua così perché sennò che non te la potevo più passare. Vabbè, comunque spero che abbiate capito quello che volevamo dirvi. È che ci siamo persi due episodi, praticamente. Sì. Comunque siamo già in divisione 5 e questa qui è la partita per il titolo praticamente. Se vinciamo questa vinciamo il titolo. La promozione. E da domani si ricomincia subito con... Oh vabbè, non è no, no, oh mamma mia. 1-2 col palo. Tra l'altro erano due partite spettacolari perché una alla fine da 4-2, 5-2 e un'altra 5-5. Cioè, quindi erano anche belle partite. Potete capire che rosicata, chiaramente, cioè stiamo... Mamma mia, Nainggo insiste. Nainggo imperterrito. Nainggo fa la cazzata ma recupera. Nainggo! Porca puttana, però che culo! Ah, è pure tua. Ancora tua. Ancora tua! E che cazzo? Cazzarola. Non è possibile, oh. Non ne entra una oggi. Non ne entra una. Oh mio Dio, non ce la faccio più. È incredibile, la pia solo lui. Solo lui. Soliloquio. Raga, oh. Che fatica. Basta! È una guardia! Ma non vedi che c'ho in testa! Bello! E Biabiani! Bello! Biabiani! Bello! Bello! Vattene da solo, segna però! Ma sì, cazzo! Mamma mia, che gioco di cazzo! Alziamo sta coppa! Risultanza di merda! Alziamo la coppa, era! Guarda il barbo. Mi piace il barbo. Vabbè, 1-0, incredibile. I vecchi Trapani convincono ancora una volta con il gol del vantaggio. E ora prendono il pareggio perché c'è, mi pare logico. Cazzo. Oh, che triplo Axel in volo. Questo muore, ma sti cazzi. Solo giallo. Hai visto il cazzo di Capriola? No. Ma poi come no? Eh no, stavo a guardare il pallone. No, non puoi capire che Capriola che ha fatto, cioè. Vabbè, buono. Manco Carolina Costner. Buono. Oh no, io ho passato! Non so, non te la passa, è cool. Mongoloide. Mongoloide! Camadonna! Mannaggia al vero! Queste cose mi fanno incazzare perché l'ho passata! Quanto vuoi il workout? Il workout vuole proprio tanto. Oh cazzo! Tranquillo, tutto calcolato, tutto calcolato, anche questo. E anche Gervinho che penetra centralmente. E il Barbo che se ne va lateralmente. E ora il Barbo vuole chiudere 1-2, non è vero. Scialamatosco! Basta però. No, dai! Ma che cazzo urti? Stava indietro prima però, eh? Niente, ho poco visto. Stavo a guardare lui, perché non sapevo che fa. Ma che cazzo? Dai! No! No, raga! Cioè. Vabbè. Guardalo. Mezzo a 55 cazzi è passato. De rovesciata ci è andato. Ma che sei mongoloide? Riesci manca a tirare la normale, ci vai di rovesciata. Dai, si è rotto un altro, se ne è rotto, ma quanto cazzo siete fragili. Vai Barbo, pensaci te, Barbo. Pensaci te. Non ci posso credi! Oh, che cazzo! Cioè, sei da pomare la maglietta, capito? Camatosca! Muori! Che cazzo sta a fa? Perché c'è sta sto buco? Ma la Vergervi. Che porca troia. Ma la pia sempre solo lui, oh. Sempre solo lui. È incredibile. Guarda la ripresa. Mortacci tua. Ma mori male. Michael. Passerà.
Affanculo. E va bene, niente titolo. Domani, ragazzi, per la prima volta i vecchi Trapani sono in quinta divisione. Quindi, sti cazzi di sta sconfitta, non ce ne frega niente. L'importante è la prossima. Da domani si deve ricominciare a vincere. Si torna con la Bundes, eh. Dai, bella. Yeah.